Buonasera a tutti e benvenuti al webinar dedicato alla presentazione di Mayspring, il nuovo insetticida di Syngenta per le colture floreali ed ornamentali in serra. Sono Marzia Franzoni e collaboro con i colleghi di Syngenta Professional Solutions nelle attività di comunicazione. Vediamo ora assieme l'agenda. Aprirà l'evento il dottor Matteo Garrone, Professional Solutions Business Manager Italy, che ci parlerà di Syngenta per il florovivaismo. Seguirà il dottor Stefano Cerchiai, Technical Crop Advisor Professional Solutions, illustrandoci Mayspring e le sue caratteristiche. Sarà poi la volta del dottor Andrea Minuto, direttore scientifico CERSA, Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga, che presenterà le prove di efficacia di Mayspring. Il dottor Stefano Cerchiai concluderà l'incontro, lasciando poi lo spazio ad una sessione di domande e risposte. Avrete così modo di porre ai nostri esperti le vostre domande utilizzando la strumentazione che la piattaforma ci mette a disposizione. Vediamo insieme come. Se scorrete con il mouse sulla parte bassa del vostro schermo, vedrete che comparirà una banda nera con tre icone: chat, raise hand, Q&A. Se cliccate sull'icona Q&A avrete la possibilità di porre la vostra domanda per iscritto e io la leggerò per voi. Se cliccherete invece sull'icona raise hand avrete la possibilità di formulare la domanda a voce. Una volta cliccato su quest'icona comparirà la finestra che vedete adesso sul video. È sufficiente cliccare sul tasto Unmute Now per attivare l'audio. Detto questo, lascio ora la parola al dottor Matteo Garrone per il primo intervento. Grazie a tutti per l'attenzione. A te, Matteo. Buonasera a tutti, benvenuti al webinar per la presentazione di Mainspring. Come ha detto Marzia, mi chiamo Matteo Garrone e per Syngenta Italia sono responsabile dei prodotti dedicati al florovivaismo, quelli che noi chiamiamo agrofarmaci. Prima di parlare di Mainspring, è doveroso una premessa che spieghi il perché. Parliamo di florovivaismo e del perché Syngenta ha deciso di investire in questo settore. La decisione è molto semplice. Il florovivaismo è un settore molto importante, un settore economico estremamente rilevante per quanto riguarda il comparto agricolo italiano, un settore che ha enormi potenzialità e che può generare un enorme valore aggiunto. Nella parte bassa di questa diapositiva vedete i numeri, a mio parere, importanti delle produzioni florovivaistiche italiane in termini di fiori recisi, di piante in vaso e di alberi e arbusti, nonché il numero delle aziende. Potremmo parlare anche del numero degli addetti. Però quello che a me preme sono i numeri nella parte alta, ovvero quel 2,6 miliardi che corrisponde al 5% del valore della produzione agricola. E ancora più importante il contributo che il comparto florovivaistico ha per quanto riguarda l'export dei prodotti italiani e secondo me anche il contributo nel valorizzare il cosiddetto Made in Italy, quantomeno nei paesi europei. Le nostre produzioni florovivaistiche, in particolar modo quelle definite mediterranee, sono produzioni che solo l'Italia è in grado di fare e solo l'Italia è in grado di raggiungere determinati livelli di qualità. Per cui vediamo l'importanza del settore, che però non possiamo nascondere ha dei problemi. Problemi che hanno diverse origini. Innanzitutto nuovi insetti, nuovi funghi e contestualmente quella che è la progressiva riduzione dei principi attivi che si possono applicare nel florovivaismo. C'è poi il PAN, ci sono delle regolamentazioni che giustamente ci dicono come utilizzare in maniera sostenibile gli agrofarmaci, ma che purtroppo possono portare delle limitazioni di impiego. Poi ci sono i clienti dei florovivaisti, la grande distribuzione, i retailer con le certificazioni e infine tutta una serie di problematiche che sono più specificatamente legate a come è strutturata la filiera florovivaistica italiana. Insomma, si delinea uno scenario in cui i florovivaisti hanno purtroppo sempre meno strumenti
per difendere le proprie produzioni da quelli che sono gli agenti patogeni. Chiaramente, quando parliamo di strumenti, visto il tema di discussione, parliamo di agrofarmaci. Quindi, settore importante, problematiche, approfondimento della conoscenza, approfondimento di queste esigenze. Quindi, che cosa abbiamo fatto? Praticamente dal 2014 abbiamo creato un portfolio, secondo me, unico nel panorama nazionale, perché è un portfolio di prodotti che sono stati sviluppati da Syngenta appositamente per il florovivaismo. Quando parliamo di, quando dico appositamente, vuol dire che i prodotti che trovate elencati in questa slide sono prodotti che hanno in etichetta esclusivamente le colture floreali e ornamentali. Non andrò a descrivere i prodotti e vi invito a conoscerli meglio andando sul sito di Syngenta, dove potete trovare una sezione dedicata al florovivaismo in cui sono presenti i prodotti, ma sono presenti anche diverse informazioni tecniche, perché Syngenta investe sia in agrofarmaci ma anche in supporto tecnico, e il webinar di oggi è uno di questo. Per cui, ritornando al Mainspring, il Mainspring è l'ultimo nato di questi prodotti dedicati al florovivaismo, e senza farvi perdere ulteriormente tempo parlando dell'investimento di Syngenta, cedo la parola al mio collega Stefano, che vi descriverà Mainspring. Grazie per l'attenzione. Buonasera a tutti. Io sono Stefano Cerchiai e per Syngenta sono il responsabile tecnico delle colture floreali ed ornamentali e vi presenterò questa sera le caratteristiche tecniche di Mainspring. Che cos'è Mainspring? Mainspring è un agrofarmaco insetticida a base di ciantranilliprole solo al 40%. È in formulazione WG, ovvero in granuli idrodispersibili, ed è autorizzato per l'impiego sulle colture floreali ornamentali in serra in condizioni che non siano a contatto con il suolo. Si applica mediante applicazione fogliare ed ha un'azione di tipo larvicida ovo larvicida. Ciantranilliprole appartiene al gruppo chimico delle diamidi antraniliche e al gruppo IRAC 28. È un modulatore del recettore rianodinico e va ad agire sulle cellule muscolari. È commercializzato in barattoli da 200 grammi, corredati da un pratico misurino, ed ha ottenuto la registrazione al commercio, l'autorizzazione al commercio, il 20 dicembre dello scorso anno. Vediamo lo spettro di attività. Mainspring è un insetticida ad ampio spettro di azione. È infatti efficace contro tripidi, lepidotteri e minatori fogliari. Quello che vedete è un estratto dell'etichetta. Il prodotto si applica solo in serra, su coltivazioni che non siano in contatto con il suolo. E questo significa coltivazioni fuori suolo, quali ad esempio la rosa da reciso fuori suolo, coltivazioni su bancale, come ad esempio il ciclamino, o coltivazioni su pavimento impermeabile, o comunque in tutte quelle condizioni in cui vi sia uno strato impermeabile tra le radici e il terreno. Come vedete, l'etichetta è molto dettagliata e presenta delle specifiche per ciascuna tipologia di specie floreale ed ornamentale. Vi sono delle parti comuni a tutte le tipologie, e in particolare gli insetti bersaglio, e la dose di applicazione, che è pari per tutte le tipologie di floreali ornamentali a 10 grammi ad ettolitro. Vi sono poi delle indicazioni specifiche per quanto riguarda la dose massima di applicazione espressa in grammi ad ettaro. Sono 120 grammi ad ettaro, la dose massima applicabile per le piante ornamentali in vaso, 250 grammi ad ettaro per i fiori recisi,
120 grammi ad ettaro per alberi ed arbusti in vaso, 100 per le specie perenni e 150 per il materiale da propagativo e per l'ibridazione. Per quanto riguarda il numero di applicazioni per anno, si possono effettuare due applicazioni per ciclo culturale, con un intervallo di 7 giorni tra le due applicazioni su colture sulle piante ornamentali in vaso. Qualora si effettuino più cicli culturali, il numero massimo di applicazioni consentite in un anno è pari a 4. Per tutte le altre categorie si possono effettuare 4 applicazioni per anno, suddivise in due blocchi da massimo 2 applicazioni, intervallando i due blocchi con una distanza di 60 giorni e all'interno del blocco i due trattamenti devono essere effettuati ad una distanza di 7 giorni l'uno dall'altro. Per capire come funziona il principio attivo Cantrenil-Iprole, vediamo un attimo come funziona il muscolo dell'insetto. Quello che vedete nell'occhiello arancione è appunto un ingrandimento di una fibra muscolare di un insetto. Al centro dell'immagine, in grande, vedete rappresentata una cellula muscolare. Le cellule muscolari sono dotate di una particolare struttura che si chiama reticolo sarcoplasmatico, che è quella al centro, che ha la funzione che funziona da deposito di ioni calcio. In seguito allo stimolo nervoso, all'impulso nervoso con cui diciamo, l'insetto vuole muoversi, si ha l'attivazione del canale di questa struttura centrale rossa, che si chiama canale del recettore rianodinico. Questo canale ha la funzione di regolare il flusso del calcio da questo deposito interno alla cellula verso l'esterno. E il calcio è importante perché è essenziale per determinare il movimento dell'insetto. Per cui, in seguito all'impulso nervoso, il canale del recettore rianodinico si apre, fuoriesce, il calcio inizia a fuoriuscire e si ha il movimento dell'insetto. Quando l'impulso nervoso si ferma, il canale del recettore rianodinico si chiude fino all'arrivo del successivo impulso elettrico. Come funziona Cantrenil-Iprole? Una volta effettuato il trattamento con Mainspring, l'agrofarmaco si distribuisce sulla vegetazione. L'insetto, alimentandosi sulla vegetazione, ingerisce il principio attivo contenuto in Mainspring, il Cantrenil-Iprole appunto. Una volta ingerito, il Cantrenil-Iprole va a legarsi al recettore rianodinico, quindi a tutti i recettori rianodinici presenti nelle cellule muscolari, bloccandoli in posizione aperta. Così il calcio contenuto all'interno del reticolo sarcoplasmatico fuoriesce fino ad esaurirsi completamente. Una volta esaurito il calcio accumulato appunto all'interno del reticolo sarcoplasmatico, l'insetto diviene incapace di muoversi, si paralizza e successivamente va incontro alla morte. Quella che vedete nell'immagine a destra è una rappresentazione di una sezione di una foglia, per cui abbiamo in superficie lo strato ceroso, subito sotto l'epidermide, poi il tessuto appalizzata, tessuto lacunoso ed infine di nuovo epidermide e strato ceroso. Una volta applicato Mainspring, questo si viene assorbito in parte dallo strato ceroso, si muove appunto attraverso l'epidermide e in modo translaminare attraversa tutta la lamina fogliare fino a raggiungere la pagina fogliare inferiore. La quantità di prodotto che rimane sulla superficie fogliare è fotostabile, quindi rimane biologicamente attiva, continua a permeare la lamina fogliare con modalità translaminare, assicurando una lunga protezione della vegetazione. Il Mainspring funziona con azione larvicida o larvicida ed è efficace per ingestione, infatti ha una bassissima attività di contatto. Mainspring agisce velocemente. Entro qualche ora dal trattamento, gli insetti bloccano la loro attività trofica e quindi bloccano i danni arrecati alle colture.
Gli insetti muoiono dopo circa 60 ore dall'ingestione. Mainspring è capace di proteggere la vegetazione fino a 14 giorni, quindi dotato di questa lunga persistenza, e ha un'attività ovicida indiretta. Cioè, una volta che si applica Mainspring, questo si deposita sulle uova eventualmente presenti, la larva per fuoriuscire dall'uovo deve appunto erodere l'uovo, in questa attività ingerisce il principio attivo, per cui muore prima di emergere effettivamente dall'uovo. Questa attività è detta attività ovicida indiretta. Quindi nell'impiego di Mainspring è molto importante considerare che la mortalità degli insetti può essere più lenta rispetto ad altre neurotossine, ma il blocco dell'attività trofica e quindi del danno sulla pianta è molto rapido. E questo è ben visibile nelle foto a destra. Per cui nella parte in alto abbiamo delle foglie di geranio prima dell'infestazione, quindi abbiamo un non trattato e trattato con Mainspring. In basso vediamo la foglia di geranio non trattata fortemente colpita, quindi con dei danni sulla lamina fogliare molto estesi, lamina fogliare quasi completamente rosa, mentre la foglia trattata con Mainspring presenta un danno limitatissimo. Questo perché l'attività dell'insetto viene bloccata molto velocemente. La formulazione di Mainspring è stata appositamente sviluppata per essere impiegata nel florovivaismo ed è dotata di una quantità di solventi molto ridotti. Ha un granello uniforme, costituito da particelle molto, molto simili, molto stabile alle alte e basse temperature, ha un'ottima solubilità in acqua, un'eccezionale compatibilità in miscela ed ha un bassissimo rischio di fitotossicità per le colture floreali ornamentali. Inoltre è una formulazione pronta all'uso, è molto stabile ai vari pH e non necessita di acidificazione delle acque dure. Solubilità. Molto solubile in acqua, entro 10 secondi riesce a solubilizzarsi completamente, senza la formazione di agglomerati che possono poi determinare ostruzioni dei filtri e quindi andare a compromettere l'esito del trattamento. Inoltre siamo andati a testare la compatibilità fisica in miscela di Mainspring con, singolarmente, ciascuno degli agrofarmaci presenti in elenco. E questo l'abbiamo fatto grazie alla collaborazione con il centro di saggio CERSA di Albenga, per cui siamo andati ad effettuare dei veri e propri test di compatibilità fisica in miscela. Come vedete, per la maggior parte degli agrofarmaci e per le diverse formulazioni c'è un'ottima compatibilità in miscela. Abbiamo effettuato dei test anche con molecole che notoriamente possono dare dei problemi di compatibilità in miscela, come il fosetilalluminio o il mancozeb, e anche in questo caso, mantenendo in agitazione la soluzione, si ha un'ottima compatibilità. Mainspring è incompatibile con agrofarmaci a base di zolfo in formulazione WG, quindi in formulazione granuli idrodispersibili. Siamo andati ad indagare ulteriormente se l'incompatibilità era dovuta effettivamente alla molecola dello zolfo o alla formulazione e abbiamo effettuato quindi delle prove con uno zolfo liquido, il Tiovit liquido in formulazione sospensione concentrata, e in questo caso abbiamo avuto un esito molto positivo con un'ottima compatibilità di miscela. Per cui, riassumendo, Mainspring ha un'ottima compatibilità in miscela con la maggior parte degli agrofarmaci impiegati nel florovivaismo. Se si devono effettuare miscele con agrofarmaci a base di zolfo, suggeriamo di utilizzare il Tiovit liquido per il quale abbiamo effettuato un test. Qualora si dovessero effettuare miscele con agrofarmaci che non sono presenti in questa etichetta, in questa tabella, suggeriamo di effettuare prima dei test di compatibilità, prima di effettuare trattamenti su estese aree. Mainspring è compatibile con gli insetti utili. È un agrofarmaco che, abbiamo detto, agisce pre-ingestione, ha una bassissima attività contatticida e questo lo rende un partner ideale nell'impiego degli insetti utili. Abbiamo effettuato studi di campo intorno agli anni 2010 in diverse aree d'Europa. Abbiamo raccolto informazioni disponibili nella letteratura scientifica e abbiamo effettuato degli studi di campo negli anni 2016 e 2018 in previsione del lancio commerciale del prodotto.
Inoltre possiamo avvantaggiarci dell'esperienza pratica dei nostri colleghi olandesi, dove il prodotto è commerciale da 2 stagioni. Per cui, come vedete, Mainspring presenta un'ottima compatibilità con la maggior parte degli insetti utili utilizzati nel florovivaismo e presenta incompatibilità con alcuni limitati, con un limitato numero di insetti utili. Abbiamo effettuato delle prove, abbiamo investito molto nelle prove di selettività, abbiamo effettuato prove di selettività con Mainspring sulle principali colture floreali ornamentali. E i test, le prove sono state effettuate con fiore aperto, quindi petalo disteso, e sono state effettuate utilizzando doppia dose mantenendo lo stesso volume di acqua, quindi andando a stressare molto il prodotto. E abbiamo effettuato prove sulle più importanti colture in vaso, quindi ciclamino, dipladenia, ponzezia, rosa, quindi le più importanti da un punto di vista commerciale, ma siamo andati a effettuare test anche su specie che notoriamente, il cui fiore è notoriamente delicato, come ad esempio la viola. Nei fiori recisi abbiamo effettuato test su gerbera, perché il fiore della gerbera è molto delicato e l'assenza di fitotossicità su gerbera è già un buon indice di selettività del prodotto, per cui abbiamo testato 12 delle più importanti varietà commerciali di gerbera e 15 tra le varietà più importanti di rosa, senza mai riscontrare nessun sintomo di fitotossicità. L'immagine che vedete rappresenta un rilievo, per cui effettivamente, ad esempio in questo caso la gerbera da reciso, i fiori sono stati raccolti, sono stati confezionati secondo le modalità commerciali, e quella che vedete è un rilievo effettuato 14 giorni dalla seconda applicazione. Per cui non solo sono stati fatti numerosi test, ma i test e le analisi, quindi i rilievi, sono stati effettuati dopo numerosi giorni, fino a 14 giorni dalla seconda applicazione. Ad oggi non abbiamo mai riscontrato nessun effetto tossico e, diciamo, il prodotto è commerciale, come vi ho detto, in Olanda da 2 anni, è commerciale in Germania e in Francia da circa 1 anno, e fino ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna segnalazione di danni da fitotossicità. Quindi un prodotto molto sicuro. Adesso lascio la parola al dottor Andrea Minuto, direttore scientifico del CERSA, che ci illustrerà i risultati di alcune prove di efficacia di Mainspring. Grazie Stefano e buonasera a tutti. Iniziamo quindi a parlare delle prove sperimentali, che sono di alcune delle prove sperimentali che sono state realizzate con l'utilizzo di Mainspring. Qui questa sera vi presenterò 2 prove sperimentali, una svolta dal centro di saggio CERSA da cui vi parlo, ciclamino per il contenimento di lepidotteri defogliatori, ed una svolta dai colleghi di Sagea Centro di Saggio, coordinata dal dottor Ivo Rovetto, svolta su rosa per il contenimento di tripidi. Su ciclamino la prova è stata svolta su una coltura commerciale, quindi parliamo di una prova sperimentale svolta in un'azienda commerciale della zona di Sanremo, operando su piante allevate in vaso e, come già ci ricordava il collega Cerchiai, Stefano Cerchiai, non in contatto con il suolo, ovvero appoggiate su bancale sopraelevato. In queste condizioni operative lavorando in una serra ad elevata tecnologia, quindi con controlli climatici attivi, abbiamo realizzato applicazioni ad alto volume verificando l'efficacia nei confronti di infestazioni di Spodoptera exigua. Qui potete vedere lo schema sperimentale che è stato adottato, le 2 dosi assaggiate, 100 e 120 grammi
di formulato per ettaro sono state poste a confronto con tre standard di riferimento. Va detto che Chlorpyrifos e Lufenuron erano al momento di esecuzione della prova, stiamo parlando del 2018, ancora disponibili presso per le aziende florovivaistiche, e per tutte le sostanze, per tutti i formulati posti nel saggio, è stato adottato come protocollo di intervento due applicazioni all'inizio delle infestazioni con un intervallo di trattamento di 7 giorni. Qui vedete una visione della serra, ma soprattutto il sistema di monitoraggio della presenza dei fitofagi. Questo appunto per poter intervenire all'inizio della fase critica per la coltura. Fase critica che nel 2018, complice anche un'estate particolarmente calda, si è presentata attorno alla fine del mese di settembre. Quindi due i trattamenti, come abbiamo detto, uno il 27 di settembre e uno 7 giorni dopo, il 5 di ottobre. Ed ecco i risultati. Qui vediamo i risultati espressi come percentuale di piante di ciclamino infestate da Spodoptera exigua. Ricordiamoci che operando in azienda commerciale, un testimone, nelle parcelle testimone, valori di infestazione superiori già al 5% possono essere considerate valori di infestazione gravi, dannose per l'azienda, e come è possibile osservare, le due tesi poste a confronto, 100 e 120 grammi per ettaro di mainspring, non hanno generato differenze significative in termini di contenimento rispetto ai diversi standard di riferimento utilizzati. In particolare hanno dimostrato una migliore efficacia e più prolungata se comparati col Chlorpyrifos, che vi ricordo in allora era disponibile. Chiaramente tutti i prodotti posti a confronto si sono differenziati significativamente in termini di contenimento dell'infestazione rispetto al testimone non trattato. Andando a vedere non solo la valutazione della diffusione, ma anche della gravità di queste infestazioni, qui vediamo i medesimi dati, ma espressi come percentuale di superficie fogliare danneggiata dall'attività trofica di larve di Spodoptera exigua. In pratica, sia la dose di 100 grammi sia la dose di 120 grammi per ettaro di mainspring non hanno avuto comportamenti significativamente differenti rispetto agli standard di riferimento, ancora una volta nei confronti di Chlorpyrifos, che ripeto in allora era disponibile, hanno permesso di mantenere anche sul medio termine un'elevata efficacia, riducendo significativamente rispetto al testimone non trattato le infestazioni del fitofago. Passiamo quindi ora a parlare invece della prova svolta dai colleghi del centro di saggio Sagea su Rosa. Questa prova è stata realizzata sempre in una serra ad alta tecnologia, quindi con sistemi di controllo attivo, localizzata in Sud Italia, quindi ci trasferiamo dalla Liguria alla Sicilia, sempre bagnati dallo stesso mare, ma ovviamente in uno scenario applicativo e climatico differente. Qui la coltura, come si diceva, era rosa per fiore reciso, anche in questo caso realizzata con un sistema di coltivazione non in contatto con il suolo, essendo una coltivazione condotta appunto fuori suolo, su substrato differente dal terreno. Caratteristica di questo saggio sperimentale, qui possiamo vedere il protocollo applicativo, è stata l'applicazione di mainspring a 100 grammi per ettaro o a 150 grammi per ettaro, ma combinata con due volumi applicativi differenti.
Sottolineo questo aspetto perché questo, vedrete successivamente, ha generato un effetto, una ricaduta sull'efficacia. Non solo, l'applicazione al volume applicativo superiore è stata anche combinata con l'utilizzo di un formulato a base di fruttosio, che è noto per le sue per la capacità di indurre una maggiore attività sui tisanotti eritripidi e quindi migliorare l'efficacia dell'insetticida che viene con esso combinato. Va detto che anche se sono state utilizzate apparentemente due dosi differenti, la concentrazione per ettolitro di irrorazione di mainspring è rimasta sempre costante. Come su ciclamino, anche in questo caso due le date di applicazione, una il 22 di giugno ed una il 29 di giugno. Ed ecco qui i risultati. Andiamo a guardare prima per tutti l'efficacia del contenimento espresso appunto come percentuale di efficacia rispetto al testimone non trattato, andando a guardare l'efficacia sugli individui adulti. In questo caso ottima l'efficacia di mainspring applicato a 150 grammi per ettaro in combinazione con 1500 litri per ettaro di volume di applicazione, migliorata ulteriormente dalla combinazione con una soluzione a base di fruttosio, che quindi ha permesso di migliorare nei confronti degli individui adulti l'efficacia del trattamento. Se andiamo a guardare l'efficacia su tutte le forme mobili, quindi non solo gli adulti, è possibile confermare, verificare che anche in questo caso ottima è parsa l'efficacia di mainspring sia a 100 che a 150 grammi per ettaro, ma in particolare quando applicato a 150 grammi per ettaro in combinazione con fruttosio si è notato un incremento dell'efficacia. In tutti i casi mainspring in questo caso ha mantenuto un valore di efficacia superiore rispetto allo standard di riferimento posto a confronto. Quindi in sintesi possiamo dire che l'efficacia di mainspring è comunque apparsa comparabile con quella dei formulati di riferimento, degli standard di riferimento posti a confronto. Nei confronti di tisanotti eritripidi è molto interessante, è parso l'abbinamento di mainspring con la soluzione a base di fruttosio, ma soprattutto è risultato possibile migliorare l'efficacia del contenimento delle forme mobili di tripidi, in particolare aumentando il volume di applicazione, da 1000 a 1500 litri per ettaro e mantenendo sempre la medesima concentrazione del formulato. Va detto in questo caso che, contrariamente a quanto è capitato su ciclamino, la rosa presenta, soprattutto quando elevata in fuorisuolo, una maggiore superficie fogliare, quindi l'incremento del volume di irrorazione ha certamente migliorato la copertura sulla coltura. Da ultimo, ma non ultimo, occorre ricordare, già lo aveva accennato il collega Stefano Cerchiai, che anche nelle prove svolte sia da CERSA che da SAGEA non è mai stato osservato un fenomeno di fitotossicità sulle colture prese in esame e soprattutto non sono stati osservati depositi imbrattanti sia sul fogliame sia sul fiore con petalo disteso, che in alcuni casi, per quanto riguarda l'utilizzo di formulati solidi, potrebbero creare non un vero e proprio fenomeno di fitotossicità, ma come qui dicevo, un imbrattamento sia sul fogliame che sul petalo. Io direi che a questo punto ripasso la parola al collega Stefano Cerchiai, che ci chiarirà ancora ulteriormente alcuni dettagli relativi al posizionamento tecnico di mainspring sulle nostre colture. Grazie Andrea. Sì, abbiamo visto quanto l'efficacia di mainspring nei confronti dei tripidi. Vogliamo darvi delle indicazioni sul corretto posizionamento tecnico all'interno di un programma di difesa completo.
Per cui il nostro suggerimento è quello di applicare mainspring ai primi sintomi di infestazione o comunque alla ripresa delle attività dell'insetto, come primo blocco di due trattamenti, intervallandoli con una distanza di 7 giorni all'interno di uno spray program. Essendo mainspring appunto un agrofarmaco nuovo che presenta un principio attivo nuovo che ha un meccanismo di azione nuovo, posizionare i primi due trattamenti dà l'opportunità di eliminare eventuali resistenze precedentemente accumulate verso precedenti agrofarmaci o molecole. E nell'applicare mainspring si consiglia di addizionare 125 ml ettolitro di una soluzione acquosa di glucosio, fruttosio e saccarosio e si consiglia di ripetere il blocco di due trattamenti alla fine dell'estate, in modo diciamo da rimanere, da avere una bassa popolazione, da eliminare la popolazione in primavera e rimanere abbastanza puliti nell'inverno e ripetere il primo blocco di due trattamenti nella primavera successiva. Come abbiamo visto, è importante l'aggiunta della soluzione zuccherina. Questa è autorizzata in etichetta, per cui in etichetta è riportata la seguente frase che dice: al fine di migliorare l'efficacia sui tripidi, si suggerisce di addizionare alla sospensione insetticida 125 ml ettolitro di una soluzione zuccherina. Perché è così importante? Perché offre dei vantaggi indiscussi. Lo zucchero ha la funzione di attrarre l'insetto, quindi con un'azione a track and kill. Lo zucchero stimola l'insetto ad alimentarsi e questo è tanto più importante nei confronti degli adulti, per cui l'insetto si alimenta più velocemente, ingerisce una quantità maggiore di principio attivo e quindi si ha un incremento dell'efficacia del controllo. L'incremento dell'efficacia del controllo che diciamo, può essere pari tra il 15 e il 40% di incremento, quindi un incremento non trascurabile. Quindi concludendo, mainspring è un agrofarmaco nuovo, ha un principio di attivo nuovo con un nuovo meccanismo di azione del florovivaismo, è affidabile, ha un ampio spettro di azione, un'ampia efficacia contro insetti di difficile controllo ed è veloce, è rapido nel bloccare l'attività trofica dell'insetto e nel proteggere la vegetazione. È sicuro perché è facile da utilizzare, è selettivo nei confronti delle colture floreali ed ornamentali ed è uno strumento indispensabile nella lotta integrata. La difesa integrata. Abbiamo concluso la presentazione, lasciamo adesso spazio, vi ringraziamo per l'attenzione e lasciamo spazio ad eventuali domande. Bene, da questo momento potete porre le vostre domande ai nostri esperti. Vi ricordo le due modalità, icona Q&A per domande scritte e io le leggerò per voi, icona Raise Hand per porre le domande a voce e subito dopo aver avuto attivato l'audio. Abbiamo già delle domande? Abbiamo una domanda a voce. Prego la regia di attivare l'audio al dottor Sciaudone. Può fare la sua domanda. Faccio altre domande? Leggo altre domande? Allora, si possono fare trattamenti radicali? Rispondo io. No, l'agrofarmaco mainspring è autorizzato per applicazioni fogliari. La formulazione è stata studiata per applicazioni fogliari e non sono consentite applicazioni radicali. Grazie. Un'altra domanda. Si potrebbe conoscere la dose di fruttosio da applicare ad ettaro? Dunque, la dose di fruttosio è 125 ml ettolitro con una concentrazione di 1,27 kg. Non ho questo dato al momento, non so se il dottor Minuto, che ha molta esperienza su questo, può darci una mano.
sì, allora il dosaggio massimo applicabile di 125 grammi per ettolitro vuol dire che ci permette, diciamo, ci porta a un dosaggio ad ettaro che può essere variabile tra i 1,25 e i 2 circa i 1,700 grammi per ettaro in funzione del volume applicativo. Da questo punto di vista credo che il suggerimento principale sia quello di individuare dei formulati che rispettino questa, diciamo, nella composizione la presenza di fruttosio o glucosio, rispettando il quantitativo, appunto, di principio attivo, definiamolo, di sostanza, che, come ci ricordavi tu, Stefano, è di 125 grammi per ettolitro circa. Sì, tra l'altro aggiungo, sono disponibili dei formulati in commercio che sono molto pratici da utilizzare, presentano anche degli adiuvanti che rendono molto semplice l'utilizzo di questi formulati, insomma. Perfetto. Abbiamo un'altra domanda. Il dosaggio varia tra estate e inverno? No, non ci sono variazioni. Le uniche variazioni che eventualmente possiamo pensare sul volume di bagnatura. Ci possono essere delle variazioni sul volume di bagnatura in funzione della vegetazione presente, però non ci sono variazioni del dosaggio in funzione delle temperature o appunto delle stagioni. Grazie. Si tengono fermi 10 grammi ettolitro e si aggiusta trattamento in funzione appunto dei volumi di bagnatura. Perfetto. Soluzione di glucosio è quella che si trova normalmente come lavaggio? Non credo. Ci sono dei formulati disponibili che sono appunto, hanno proprio questa funzione di migliorare l'efficacia degli trattamenti insetticidi, su alcuni di essi è riportato espressamente in etichetta, e si possono avere informazioni nelle comuni rivendite di agrofarmaci. Grazie. Mainspring è efficace sugli afidi? Allora, Mainspring non ha attività di controllo sugli afidi, e tra l'altro non è un pest presente in etichetta, però per quanto riguarda il controllo degli afidi, diciamo che abbiamo nel pacchetto di agrofarmaci dedicati al florovivaismo, è presente un agrofarmaco, si chiama Pediment. Pediment è un insetticida specifico per il controllo degli afidi. Per cui nel caso in cui si abbia l'esigenza di controllare, perché effettivamente gli afidi rientrano appunto tra i sucking pest, e se si ha necessità di controllare gli afidi si può impiegare Pediment, che è appunto un agrofarmaco insetticida specifico per il controllo degli afidi. Con temperature elevate l'azione aumenta, diminuisce o rimane invariata? Mi sentirei di dire che rimane invariata. È chiaro che quando si effettuano trattamenti con temperature elevate è sempre opportuno pensare più che tutto alla tecnica di applicazione, per cui meglio utilizzare degli ugelli che non creino una nube troppo fine, perché il rischio di formazione di un aerosol troppo finemente polverizzato che tende ad evaporare o comunque è molto soggetto alla deriva, cui con le alte temperature può tendere ad evaporare, questo significa perdere una quantità di principio attivo che non va a bersaglio sulla vegetazione. Non so se Andrea volevi aggiungere qualcosa. Se posso aggiungere appunto a questo riguardo, su questa etichetta abbiamo il vantaggio di poter scegliere non solo diciamo la concentrazione, il dosaggio di applicazione per ettaro, ma anche il volume
di applicazione, e questo chiaramente può dare flessibilità all'operatore, potendo giocare da un lato sulla dimensione delle gocce, quindi scegliendo anche l'ugello opportuno, dall'altro sulla quantità di sospensione da distribuire. Chiaramente con le temperature più elevate e nel caso specifico, nella prova ad esempio svolta su Rosa dai colleghi di Sagea, l'aumento di efficacia legato all'aumento di volume è sicuramente legato al fatto che si è migliorata la bagnatura su una superficie, su una parete vegetale più importante, Rosa da Reciso, quindi una coltura verticale, ma sicuramente visto anche la stagione, mese di giugno, il maggior volume ha garantito una migliore bagnatura e persistenza anche del velo d'acqua sulla superficie. Quindi un'etichetta che certamente aiuta l'operatore ad adattarsi alle diverse condizioni climatiche anche, non solo fenologiche della coltura. Un'altra domanda, tossicità per l'uomo? Allora, tossicità per l'uomo, cantrenilprole ha una bassa tossicità per l'uomo perché va a colpire un recettore specifico presente negli insetti. Detto questo, ricordiamo sempre di utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale. Per cui tossicità per l'uomo bassa, ma proteggersi sempre nell'esecuzione di tutti i trattamenti. Quindi maschera, occhiali, guanti e tutto quello indicato in etichetta. Sì, esatto. Un'altra domanda. Mainspring funziona contro gli adulti degli insetti presenti in etichetta o è efficace solo sulle larve? Ma allora, se pensiamo ai lepidotteri e ai minatori fogliari, ovviamente l'efficacia è solo, solo nei confronti degli stadi giovanili, anche perché gli adulti, essendo il mainspring efficace per ingestione, gli adulti degli lepidotteri e dei minatori fogliari non vanno ad alimentarsi attivamente sulla vegetazione, per cui non possono essere impattati dal prodotto. Nel caso dei tripidi, l'efficacia maggiore è verso le forme giovanili, ma come abbiamo visto, grazie all'utilizzo dello zucchero, possiamo ottenere un incremento di efficacia anche sulla popolazione adulta, andando così a completare, lo spettro di azione dell'agrofarmaco nei confronti dei tripidi. Un'altra domanda. In etichetta è specificato un tempo di rientro per l'impiego di Mainspring? Allora no, in etichetta non è specificato un tempo di rientro, si dice di rientrare a vegetazione asciutta, però dobbiamo ricordarci che ci sono delle indicazioni fornite dalle ASL competenti in ciascuna zona, quindi ciascuna ASL indica un tempo di rientro minimo a cui è necessario appunto tenersi prima di rientrare dopo l'esecuzione di un trattamento. Questi tempi in genere possono variare dalle 24 alle 48 fino alle 72 ore, però vi invitiamo a verificare localmente quali sono le prescrizioni indicate dalle ASL. Altre domande? Quindi se non si ha il fondo delle serre impermeabile non è possibile effettuare il trattamento? Per effettuare il trattamento è necessario che ci sia o che le coltivazioni siano fuori suolo, su un bancale, o che è necessario che tra il fondo del vaso e il terreno vi sia uno strato impermeabile per evitare la contaminazione del suolo. Quindi un'altra domanda che penso vada sempre in questo senso, perché non si può impiegare su coltivazioni in suolo crisantemo da Reciso? Problemi di residui nel terreno? Sì, esatto. Cantrenilprole si degrada producendo due metaboliti che si accumulano nel suolo e che possono essere dannosi per quanto riguarda
per quanto riguarda i... Scusate, non mi viene il termine, Andrea, se mi dai una mano. La microfauna, la mesofauna. L'idrofauna, esatto, l'idrofauna, scusatemi. Grazie. Se posso aggiungere qualcosa a questo riguardo, è un po' l'esito del nuovo corso della registrazione dei mezzi tecnici, che non esclude da queste limitazioni talora anche mezzi cosiddetti biologici, quindi a base di microrganismi. Quindi con l'introduzione anche con la nuova direttiva 128 e con la 1107 è aumentato in modo significativo l'attenzione nei confronti dei rischi per le contaminazioni del suolo e la microfauna, la mesofauna che è presente nel suolo. Quindi, ahimè, da un certo punto di vista, e per fortuna da un altro, questo è un aspetto che a livello registrativo ormai trasversalmente troviamo, colpisce un po' tutte le registrazioni, colpirà sempre più le registrazioni dei mezzi tecnici. Bene. Su rosa, il prodotto che arriva sulle foglie ha comunque un'azione traslaminare o è prodotto perso? Prodotto che arriva sulle foglie ha azione translaminare, anzi quello deve essere proprio il target, quindi nell'impostare il trattamento è necessario utilizzare dei volumi di bagnatura che consentano da un lato una copertura, un'ottima copertura della vegetazione senza determinare gocciolamento che determina invece perdita di prodotto, quindi è sempre un compromesso tra quello che si definisce deposito ottimale e buona bagnatura della vegetazione. Se posso ancora aggiungere una cosa su rosa, proprio su rosa con sistemi di allevamento che ancora possono essere presenti con il cosiddetto polmone, quindi con una presenza di vegetazione aggiuntiva non direttamente legata all'area di produzione del fiore reciso, ancora una volta la disponibilità di un'etichetta che ci permette di arrivare sino a 1500 litri per ettaro di sospensione, mantenendo una concentrazione non inferiore a 10 grammi ettolitro di formulato, è sicuramente un qualcosa che ci può aiutare per cercare di andare a colpire tutta la vegetazione. E da questo punto di vista vale ancora di più una volta ricordare che da un lato sicuramente per i tindesanotteri, ma da un altro lato per i lepidotteri, importante il monitoraggio per verificare le infestazioni, la presenza di infestazioni nelle fasi iniziali. E quindi per dare al formulato, al principio attivo, la massima possibilità di agire sulle forme mobili che abbiamo visto anche nel caso dei tisanotteri tripidi essere agevolmente contenute dall'utilizzo di mainspring. Ok, il telo pacciamante che si usa in serra o sotto i vasi è secondo voi da considerare impermeabile? Telo pacciamante in genere è permeabile, per cui questo tipo di teli, o il telo è impermeabile, quindi crea effettivamente una barriera fisica di impermeabile tra le radici e il terreno, oppure no, non sono adeguati, non rispettano le caratteristiche necessarie per l'impiego del prodotto. Al momento non abbiamo domande. Siamo fermi? Prendo un attimo la parola. Non ci sono altre domande, innanzitutto ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio per aver speso del tempo ad ascoltare la nostra presentazione, spero che sia stata utile, e ringrazio poi i colleghi Marzia, Stefano e Andrea per la presentazione. Adesso, prossimo passo,
Allora, prima di salutarci, chiedo ancora qualche minuto del vostro tempo per rispondere a quattro semplici domande a risposta multipla. Vedrete adesso sul vostro schermo il questionario. Prego la regia di mandarlo. Il questionario è velocissimo, basta semplicemente individuare la risposta ad ogni domanda. Una volta terminato potete cliccare su Submit e il vostro questionario verrà inviato. Le domande sono solo quattro, in alcune vi viene chiesto di dare un giudizio da 1 a 10, 1 è negativo, 10 è decisamente positivo. Ancora qualche minuto. Vi ricordo che il vostro giudizio è utile per noi per cercare di fare sempre meglio e in ogni nuova sessione portare sempre delle novità. Vi ricordo, una volta terminato, di cliccare sul bottone Submit. C'è un'altra domanda, poi se vogliamo rispondere. Va bene, andiamo anche all'ultima domanda. Aspettiamo un momento o la facciamo subito? Sentiamola, intanto rispondiamo. Certo. Se la legge dice che l'acqua di irrigazione va recuperata, siamo fuori legge? Ma allora, per quanto ne so io, l'acqua di irrigazione non deve ad oggi essere recuperata. Ci sono dei, a livello europeo si sta pensando di, diciamo così, intervenire sulla gestione delle acque reflue, però per il momento in Italia non c'è l'obbligo di raccolta delle acque. Per cui sono due aspetti diversi. L'autorizzazione del prodotto di Mainspring. Mainspring è autorizzato per l'impiego su colture che non siano a contatto con il suolo. Ma questo non prevede la gestione delle acque reflue. Grazie. Io direi che possiamo chiudere il sondaggio. Grazie per il vostro feedback e vi ricordo che per qualsiasi ulteriore informazione o esigenza potete sempre fare riferimento al vostro referente di zona. Ringraziamo i nostri relatori, Matteo Garrone, Stefano Cerchiai e Andrea Minuto per i loro interventi. Ringraziamo Silvia Bonalumi che ha curato la regia, Antonio Zappulla che ci ha fatto da supporto e soprattutto ringrazio voi per la vostra partecipazione e l'interesse dimostrato. Auguro ancora a tutti una buona serata e grazie e arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, arrivederci.